Ciao a tutti, oggi parliamo di prodotti ripescati più utilizzati. Questo è il video, forse quello che io preferisco di più, in cui vi mostro ciò che ho usato per la maggior parte. Non è tutto ciò che ho usato, altrimenti vi mostro sempre le stesse cose, perché bene o male ogni tanto ripesco di qua e di là, però ciò che è più utilizzato in quest'ultimo periodo, che comprende un po' settembre-ottobre, sono i prodotti che vi mostro ora. Allora, so già di aver dimenticato una cosa, ma tanto ve l'ho mostrata nel video dei prodotti di smaltimento, quindi sapete già di che si tratta. Ve lo dico alla fine, ovviamente. Allora, per la base ho utilizzato solo un prodotto che avete già visto nel video appena prima di questo, cioè Light Cosmetics, la CC. Ho praticamente usato solo lei nelle volte in cui mi sono truccata, ma quella è una novità, quindi ve l'ho messo nel video a parte. Per fissarla ho utilizzato la Sealed Deal nel colore White di Mula, che è una cipria che ho da quando praticamente è uscita e che ho comprato insieme al fondotinta che è in smaltimento. Siccome non l'ho praticamente sfruttata abbastanza, ho deciso di metterla in utilizzo finché ce la faccio. E se riesco ad anno nuovo, magari la metto anche in smaltimento, perché da quando avevo comprato la Peach Perfect di Too Faced ho usato sempre solo lei, cioè mi piaceva così tanto, a parte le cose che mettevo in smaltimento, ma mi piaceva così tanto da aver abbandonato completamente lei. Questa non è una cipria adatta a chi ha la pelle molto grassa, secondo me, non è un prodotto di quelli che mi opacizzano a lungo, infatti mi piace molto di più nel contorno occhi, che è un po' più secco e provato, e ce l'ho anche oggi, ce l'ho comunque su tutto il viso, ce l'ho anche oggi, ma non è la cipria della vita, ecco. Diciamo che d'inverno magari la sfrutto meglio perché così, perché voglio usarla, perché magari fa freddo, la pelle è più secca, no, perché comunque io mi lucido con i prodotti liquidi, io mi lucido in ogni caso a fine giornata, ho la pelle che comunque lucida, perciò non è il prodotto più adatto per la pelle grassa. L'ho detto per un minuto intero, penso di aver reso l'idea. L'odore di questi prodotti è fantastico. Mamma mia, non potete capire. Io impazzisco per gli odori. Io vivo per annusare le cose. Non mi piace assolutamente la confezione così, c'è chi la ama, io la odio, perché c'è una dispersione di polvere incredibile. Io preferisco quelle che metto nel tappino ciò che voglio, lo uso. Ciao. Invece no, questa è una polvere, una sporcizia, io non sopporto i tappi così. A volte l'ho proprio svitato e versato su un altro tappino. Avete visto la nuvola che è appena passata? Sto facendo danni che non potete capire. Ok, quindi lei è l'unica cipria che ho utilizzato in assoluto. Ho dimenticato prima del fondotinta di dirvi del primer. Sto cercando di portare a termine questo al di fuori di progetti di smaltimento perché è una mini taglia. Lui mi piace quando lo indosso perché opacizza. Qui dice che ha un effetto uniformante. In effetti, essendo un primer siliconico ed essendo levigante, sembra che vada ad uniformare l'incarnato perché ho molte cicatrici da brufolo, molti segni, quindi avendo questo effetto levigante, otticamente sembra che vada a sistemare un po' anche il tono, ma non è così, è solo una cosa ottica. È leggermente aranciato, pescatino, si intravede dal coso, dall'erogatore. Ha un buon odore, ma non ho capito tutt'oggi, sì, è così. Non ho capito ancora se questo prodotto effettivamente mi allunga la tenuta del fondotinta, perché io comunque a fine giornata sono sempre un po' lucida, come vi ho detto anche per gli altri prodotti. Quindi non lo so, finisco la mini taglia e poi passerò ad altro, perché comprarlo solo così come gesto per metterlo, insomma, sono certa di poterne fare a meno. E niente, quindi niente di che, insomma, né sì né no, non è niente. Proprio niente, capito? Non mi dice niente. Buono l'odore, alto il prezzo. Correttore, sto usando praticamente solo lui, il Catrice Liquid Camouflage nella versione vecchio pack, perché io ho anche la nuova grafica della boccettina messa da parte. Questo correttore, che quando ho comprato, e per averne una scorta nel cassettino vuol dire che mi piaceva tanto,
adesso si infila nelle rughe in un modo allucinante. Io lo metto, lo sfumo e immediatamente infilo la cipria. Si infila nelle rughe e fa un effetto vecchio, brutto. Non lo so, forse perché ha aperto da tanto, perché credetemi, per me era al pari dell'Ancôme, delle Faserne, e ve l'ho detto anche in video passati. Quindi deve essere per forza per questo. Infatti sto cercando di smaltire. Ora si vede che è tutto usato. Vedete che i bordi sono a vista, quindi presto finirà. Sono contenta da una parte, triste dall'altra, perché comunque all'inizio mi piaceva e ne ho una confezione intera ancora da utilizzare, che aprirò più in là, perché penso di averlo detto che ultimamente ho fatto una scorta inimmaginabile di correttori. Che ne avrò per anni, anni e anni, forse anche ai figli e nipoti potrò darli. Quindi, per il momento, zero correttori da comprare, anche l'anno prossimo, zero, zero. L'ho detto oggi, ricordatemelo se vedete che compro un correttore. Vi autorizzo. E quindi, niente, il colore è buono, è lo 010 il porcelain, ve lo mostro, ma il colore va bene. Questo qua. Niente, spero di finirlo in fretta così passo agli altri che ho aperti, perché anche gli altri due che ho qui nel cassetto delle basi sono aperti da un po' e non voglio che si rovinino. Come primer occhi, quando non uso la base in smaltimento, quella la numero 28 degli stick di Kiko, uso questa di Smashbox che non è niente, niente male. La sto ancora un po' studiando, nel senso che vorrei prendermi più tempo, anche perché appunto sto usando spesso lo stick di Kiko che cioè, fa un effetto terrificante, cioè gli ombretti non durano niente con quello sotto. Lui mi sembra che renda anche più vivi i colori e poi mi piace praticamente io quando uso questa è la palla il fisso, non riesco a parlare perché questo è il terzo video della giornata e non riesco più a parlare. Lo fisso con l'ombretto color panna, soltanto nella parte sopra dove vado a sfumare. Lascio questa parte della palpebra mobile nuda con solo lui e applicandoci ovviamente gli ombretti sulla palpebra mobile noto che sembrano anche un po' più luminosi, più vivi. Quindi sicuramente un buon prodotto anche perché gli ombretti comunque con lui sotto durano abbastanza bene. E questo è il primo primer che compro costoso, anzi mi è arrivato in regalo. Per il compleanno insieme ad altri prodotti, ma è il primo di quelli un po' più costosi. Non ho mai avuto quelli più famosi di Too Faced, di Urban Decay, eccetera, eccetera. Comunque buono. Poi, che cosa abbiamo per il viso? Pesco direttamente dal cestino. Bronzer. Il bronzer che sto utilizzando in questo periodo è lui della Pupa della linea Natural Side, la bronzing powder numero 001. Naturale al 99,9%. Riuscite a vedere la conchetta? Si vede un pochino? Sì. Anche questa ha un buon odore. È chiara, molto chiara, quindi quando uso fondotinta non molto chiari, quindi se avete visto il video della CC di It Cosmetics, lì vi facevo vedere, come l'ho detto male, vi facevo vedere la maggior parte dei fondotinta che ho e i colori. Capirete che su quelli più scuri lei non si vede, però per tutti i giorni mi piace molto perché è proprio leggera, quindi non rischio neanche di sbagliare, la posso mettere alla velocità e per questo mi piace molto e la pesco spesso. Infatti anche lei, siccome poi è anche naturale, non vorrei, mamma mia, io e la fissazione degli odori, e non vorrei rischiare, è bella, vedete che si sfuma bene, non, quando vado di fretta non voglio rischiare di fare macchie, casini, perché poi è una parola per sistemare. Come blush ho ripescato il Berry Amore di Milani, questo blush luminoso. Io non ho un buon rapporto con i prodotti luminosi perché per chi ha la pelle grassa come me la luminosità è croce, croce proprio. E quindi che succede? Che normalmente non uso prodotti luminosi. Ora vuoi la fissa degli illuminanti del periodo, vuoi un po' per cambiare, questo è uno dei pochi prodotti. Forse tra tutti i miei blush ce ne avrò due o tre che non sono paghi. Lui è fantastico, fantastico. Lo avevo visto in un video di Stereo Rose che lo consigliava. E sì, è
bellissimo, è un color nudo, è un po' rosato, si vede di più della... dal vivo non tanto, ma in camera si sembra molto più pigmentato. Non è quello che indosso oggi, la terra sì, ma il blush non è quello che indosso oggi perché ho addosso una novità che sicuramente avrete visto nel video dell'haul di Sephora, il famoso 30% che ci ha fatto impazzire tutte. Poi, l'illuminante che sto usando in questo periodo è lui, che è la vecchia Sfera Poche di Kiko. Non voglio che vada male, quindi finché è buono ed utilizzabile lo voglio usare. Vedete che comunque sembra bello tocchicciato. Questo lo uso solo con le dita. La parte scavata che vedete è perché con i pennellini la uso anche la parte interna e mi piace molto. Questo ve lo swatcho lo stesso. Questo non lo trovate più, era un cream to powder. Vedete che comunque si vede, dà una leggera luminosità. E chissà se si vede. Dà una leggera luminosità, non è quello che indosso oggi perché ho voluto riprovare un'altra cosa. Ma mi piace un sacco. Poi è forse l'unica collezione con delle confezioni davvero belle che abbia fatto Kiko negli ultimi anni. L'unica. E l'avevo presa proprio perché per questo, non perché io volessi un illuminante, perché all'epoca era l'unico che avevo. È veramente una bella collezione, la ricordo con tanto piacere. Poi, per le sopracciglia, per il momento sto utilizzando, dov'è? Solo ed esclusivamente lei, la matita 102 della Grammy del 2019, perché siccome è a buon punto vorrei provare a finirla, e lui che è diventato il mio colore. Il mascara colorato preferito che è quello di Wycon, questo costa sui 5 euro e lo trovate in permanente da Wycon. Io ho il colore 104, ma comunque un po' scuro. Avrei dovuto prendere qualcosa di più chiaro. Infatti, vedete che è bello scuro. Ma swatchati sembravano tutti uguali, quindi ho preso il primo che mi è capitato. Questo è il colore, anche lui non è proprio chiaro, un po' caldo per me, però ce li ho addosso oggi entrambi. E comunque con il mio colore di capelli ci sta. Ok. Per gli occhi quindi ho utilizzato principalmente lui che è nel progetto smaltimento, che è il 10 dei Soft Eye Shadow. L'ho ripescato perché sta diventando un pochino duro, sta cambiando leggermente la consistenza, quindi finché non mi ammazza lo continuo ad usare perché... Lui è il primo ombretto in crema, uno dei primi ombretti ancora prima di iniziare ad usare le palette, ce l'ho, non si può dire, e mi piace tanto. E in tutti questi anni è rimasto quel prodotto che io non riesco mai, mai, mai a non usare di tanto in tanto. Anche purtroppo mettendo i prodotti che amiamo nei progetti di smaltimento rischiamo di non usarli. Quindi io praticamente lo sto iniziando a sfruttare adesso che sono alla fine del progetto, perché... In tutto l'anno l'ho usato, sì, ma sporadicamente. E complice il fatto che non avevo voglia tanto di fare acquisti, anche se col video dell'ora di Sephora non sembra. Complice il fatto che non avevo voglia tanto di truccarmi. Lui sulla palpebra mobile e una ripescata assolutamente fantastica è la Lolita di Kat Von D che io ho comprato quando è uscita l'anno scorso. Questa palette ora è la sorella maggiore dell'altra Lolita Porvida che non ho comprato. Per il momento, ma non so neanche se la comprerò. Questa palette di cui non parla nessuno è fantastica. Praticamente io questo ombretto di Wycon lo usavo un po' con tutti i colori. L'ho usato con Recuerdos, l'ho usato con Hermosura, l'ho usato con Amour, con Lolita e pure con Corazon. Cioè io l'ho provato un po' con tutti, che comunque... Sembrano tutti simili, ma in realtà sull'occhio si vede che sono diversi, sono sfumature diverse, chi più calde, chi più rosate, fredde. E a me questa palette piace un sacco. Uno, è pigmentatissima. Due, si sfumano benissimo le polveri. Se vi capita, se avete voglia, se vi piacciono i colori, buttateci un occhio. È un po' polverosa, ma buttateci un occhio. Perché ne vale la pena. E di Kat Von D se ne parla poco perché si fa... Più considerazione del suo stile di vita, ma questa è l'azienda, non è lei, cioè non lo so, io non mischio le scelte personali con quelle professionali, perché quelle professionali sono fantastiche. Poi la confezione è pure bella.
Ok, io penso di aver finito con i prodotti per gli occhi. Per le labbra ho usato solo ed unicamente il Miss Grace di Mulac che ho nel progetto smaltimento, che avete sicuramente visto nel video aggiornamento. Se non l'avete visto 4 video fa ormai, sì, perché 4 video fa. E chissà quando vedrete questo, che è l'ultimo che sto registrando nella giornata, quindi forse fra un mese, chi lo sa. Comunque. Questo è quanto, questi sono tutti i miei prodotti, sì, sto riguardando nel... Sì, vabbè, questo è lo stick di Kiko. Ah, il mascara. Dov'è il mascara? No, 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 no. Dove sei? Ah, eccolo qua. In questo periodo io ho rivalutato, ce l'ho addosso anche adesso. Chissà cosa ho riuscito a vedere. Vedete? Ce l'ho su anche adesso. Ed è l'X-Lash Extension Black Mascara di Astra che ho ricevuto in regalo da Zelda. Ciao, ciao cara. Ultimamente se lo sto riutilizzando perché tra questo e quello di Puro Bio faccio un po' il change ogni tanto. Nonostante i grumettini che ogni tanto mi fa, infatti non so se si vede, ma sulla punta delle ciglia ci sono tipo grumettini fa. E nonostante ogni tanto mi ritrovo qualche residuo qui dopo giornate molto intense. È un prodotto che quando faccio dei trucchi molto delicati, quindi non particolarmente scuri, si nota che annerisce le ciglia, che un po' le volumizza. Quindi lo sto usando molto più volentieri di quando l'ho aperto, che mi sembrava secco, cioè di contro questo mascara che quando l'ho aperto era secco, adesso è un po' più morbido, un po' più utilizzabile. Di solito io sento sempre il contrario, cioè quando un mascara già è secco vuol dire che già addio. Invece in questo caso mi sta piacendo tanto e penso che continuerò ad usarlo per un bel po', quindi probabilmente lo rivedrete anche nel prossimo video dei ripescati, chi lo sa. Ah, un oggetto molto molto utile è lui. La cosa qua per pulire i pennelli al volo di The Brush Tools, che si sta iniziando un po' a consumare. C'è la Sephora uguale con il sempre tondo così in latta, quindi se non volete andare su Maki Beauty per acquistarlo potete prenderlo da Sephora, ce l'ha anche... E nei negozi, cioè io l'ho visto anche da me in Abruzzo, quindi è comodo quando al volo volete usare un pennello che avete già usato e lo scaricate qui, ecco, non per lavarli, perché questo non è che pulisce il pennello, gli dà una mezza sistemata. Bene, ora ho perso completamente la voce, quindi io vi saluto e penso di avermi mostrato tutto, nel caso ci risentiamo. Ciao, alla prossima!